Cooperativi, sostenibili, responsabili. Nel nome di questi valori, Cassa Centrale Banca, con Allitud Assicura e Claris Leasing, ha ridato speranza e voglia di ricominciare a persone e famiglie in difficoltà. Durante il periodo di pandemia, il gruppo ha donato 1 milione di euro distribuito tra le 9 Caritas diocesane delle sedi territoriali del gruppo e la Caritas italiana. Il contributo ha permesso di aiutare persone senza dimora, nuclei familiari in difficoltà, micro e piccole imprese e liberi professionisti, minori e giovani, con l'obiettivo di testimoniare ancora una volta la vicinanza del gruppo ai territori e alle comunità. Caritas Trento ha istituito un fondo per aiutare minori, persone disoccupate e vulnerabili. Caritas Udine ha sostenuto nuclei familiari in difficoltà, piccole imprese e liberi professionisti stagionali. Caritas Treviso ha sostenuto imprese in crisi e famiglie in difficoltà che insieme hanno lavorato per recuperare 3 beni collettivi in 3 parrocchie. Caritas Padova ha sostenuto nuclei familiari in difficoltà a causa della perdita di lavoro, permettendo di far fronte a spese arretrate di varia natura. Caritas Brescia ha sostenuto nuclei familiari con fornitura di generi alimentari e persone senza dimora tramite interventi di volontari con varie iniziative. Caritas Cuneo ha coinvolto 6 parrocchie sostenendo persone in difficoltà, fornendo gratuitamente piccoli servizi e dando lavoro ai neodisoccupati. Caritas Bologna ha istituito un fondo per famiglie di disoccupati e microimprese, pagando lo stipendio per un dipendente per un periodo tra i 3 e gli 8 mesi. Caritas Roma ha distribuito beni di prima necessità a nuovi bisognosi e ha sostenuto nuclei familiari con minori, donando confezioni di pannolini e latte in polvere. Caritas Bari ha sostenuto famiglie, di cui nuclei monogenitoriali con figli a carico, attivando percorsi di tirocini formativi professionali. Per le esigenze dei territori del Sud Italia sono stati donati 100.000 euro a Caritas Nazionale, a sostegno di minori e giovani in situazioni di disagio e difficoltà.